Vieni qui, mammina. E lei che cazzo è? Forza, non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Oh, ci ha riattaccato la mano. Carina. Si può riattaccare una mano con una pinzatrice? Non so quanto sia vera questa cosa. Oh! Dove mi trovo? Buon appetito. Che diavolo? Basta sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E poi... chi siete? Dov'è Mia? Oh cazzo. Mangia. È buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Ehi, Luca. Questo. Dannazione, vecchio, non di nuovo. Spostati, Margherita. Gli ha tagliato un braccio. Il ragazzo ha fame. Deve mangiare la sua cena. No. Non. Che schifo è sta roba? Che schifo è! No! Non mangia, Jack! Chiudi la cazzo di bocca, Margherita! È stato per lui! E vattene via di qui! Sei un figlio di puttana! È incredibile, tu figlio di puttana! Non mangia! Questa deve essere una cena da pelo. Lui è Lucas, lei è Margaret. Lui è Jack. Jake. No! No, non lo faccio! Mangio! Che cosa ha tagliato? La lingua? Sì, i denti? No! Maledizione! È ancora quel poliziotto! Schifosi! Maiali! Tornerò presto per te. Un poliziotto sta indagando su di loro. Questa è una buona notizia. Un'ottima notizia. E insomma, siamo rimasti io e lei. È vero, cara? Com'è la cena di suo gradimento? Io vado un attimo al bagno, signora. Ecco. È inciampato leggermente. È proprio in stato comatoso. È viva perché batte gli occhi, però è andata. Tre scomparsi in un'esplorazione urbana. Le autorità statali sono alla ricerca di informazioni per rintracciare tre uomini di New Orleans, scomparsi durante una visita alla comunità di Dulvey il 9 di questo mese. I tre scomparsi, Peter Walken, Andrew Stickland e Clancy Jevis, sono noti per i loro video pubblicati su internet che mostrano l'esplorazione di edifici abbandonati e case stregate. Si trovano a Dulvey per effettuare delle riprese. Si trovavano a Dublino per effettuare delle riprese. E sono i tre della demo. Qua mi vuole far appendere qualcosa. Troveremo un oggetto da appendere a questo orologio a pendolo. Oh! Signor Jake? Stavo cercando il bagno. Sinceramente. Non mi sembra una buona idea. Forse non mi deve vedere. Ecco, appunto. Mi ha visto. Il nastro adesivo è così tenace che non sembra venir via mani nude. Sei nella merda. Grazie. Vieni fuori, ovunque ti trovi. Verrà qua sotto prima o poi, vero? Oh. È tutto così divertente. Oh. Merda. Non mi ha visto. Non mi ha visto. È girato. È girato al volo. Fantastico.
sai cosa me la dice? La famiglia è per sempre. La famiglia è per sempre. Cristo. Ethan. Ma non mi ha visto. Oh, adesso mi ha visto. Ah, porca troia. Vai. Ah, questa faceva male. È finita, ragazzi. Qua non si può uscire. Oh, aia. Malissimissimo. Non è morto? Non ancora. Grande. Ethan quanto resiste. Già. Sì, questa la butto, va bene. Dove è andato quello stronzetto? Mi sta già cercando, vero? Ora o mai più? Ora o mai più. È fatta. È finita, ragazzo. Chiave della botola. Vai. Ti ho trovato. Oh. Ah, il frame come scende. Vabbè. Scendi. Scendi. Wow. Che tornerò per te più tardi. Oh. Pronto? Hai fatto bene, Ethan. Zoe, giusto? Chi cazzo sono queste persone? Sta zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Vattene via da quella casa. Puoi uscire dal salone d'ingresso. Va bene. Oh, è quello che hai al borso, è un codex. Attento e non perderlo. Cosa non vogliono dire queste cose? Però penso sia vita, battito cardiaco, quelle stronzate là. Zoe, la tipa che ci chiama al telefono, dice di andare verso il salone d'ingresso. Non sarà così facile, però. Ma poi è possibile mai che il tipo ci abbia già lasciato andare senza nessun problema? Oh, guarda chi c'è alla finestra. È un poliziotto. Apri. O forse no. Chi è? Ehi, di qua! Non urlare. Oh, la polizia. Oh, devi grande. Vedermi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, no. Voglio dire, è casa sua? Cosa? Io no. No! D'accordo. Ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti. Mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Ma vai a fa'. Cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti, mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Piuttosto che niente, meglio piuttosto. Faccia presto. Vada al garage. Adesso. Al garage, ok. Che me ne faccio di un coltello? Guarda qua il coltellino a cosa ci servirà. Track. Ah, questo nastro intendevate, ok. Allora non... Pensavo fosse una cosa tipo taglia il nastro della videocassetta che scoprirai. Oh, macchina della polizia e poliziotto, che bello, andiamo via. Mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Già. Ehi, si fermi. Aspetta, io apro subito. Aspetti.
Oh merda. Chiave della macchina. Al diavolo. Mi ucciderò tutti uno per uno. Oh. Vai a fanculo, sì. Sì, che bello, posso guidare. Boom. Vieni qua, bastardo. Boom. Morirà prima o poi. L'ho ucciso. L'ho steso. Adesso sfondo pure il garage e me ne vado. No, non posso. Ma dov'è? È scomparso ed è riapparso alle... Cazzo! Oh! Facciamola finita, tu e io. Ma questo tizio è completamente fuori di testa. No, no, Ethan. No, 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 cazzo! Questo tizio è fuori di testa. Completamente. Si è ucciso, ma non muoiono mai loro. Sono immortali. Oddio. Cosa? Ho preso anche fuoco. Ok, ho preso la pistola. Oh, merda. Oh, ragazzo, guarda cosa hai combinato, bastardo. Porca troia. Una via d'uscita. Oh merda. Una via d'uscita. Dove posso andare? Abbrussolito. Io sono sicuro che si rialzerà tra poco. Ah, porca troia. Adesso ho la tua attenzione. Ve l'ho detto che si rialzava. Cazzo! Ma che cazzo? Si è fatto saltare il cervello. Non ci sto capendo molto. Questa è un'immagine con un toro d'oro. Esamina in dettaglio. Ehi. Attenzione che c'è qualcosa da prendere qua. Statuetta bue d'oro. Una statuetta bue. Sapete che sembra essere fatta dallo stesso materiale con cui è fatta la serratura della porta, del portone principale della casa. Forse mettendola al suo posto si sblocca il meccanismo e si apre la porta. Chi lo sa, potrebbe funzionare. Qua, ficcaci questo. Va. Il meccanismo funziona ora magicamente. Guarda che roba. Ta-dan. Ah. Ah, basta sto telefono. Questa è ancora quell'altra rincoglionita che ci dà i consigli. Pronto? Te la sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Ah. Una volta lo era. Una volta. Mi dispiace, ma lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Lui fa: guarda, mi spiace, ma tuo padre è morto. E lei gli ha pesantemente riso in faccia proprio. Sì, è morto, come no? Pendolo orologio. Oh, questo pendolo lo metto nell'altro orologio e mi sblocca sicuramente qualcosa. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. Il capitano Howell della polizia statale ha comunicato l'inizio delle ricerche di Helen Midkiff, una studentessa del Carolina del Nord scomparsa durante una visita in Louisiana. La ragazza sarebbe stata avvistata l'ultima volta la notte del 21 dicembre. Negli ultimi 2 anni i casi di persone scomparse nel sud della Louisiana sono aumentati drammaticamente. Si tratta per lo più di turisti e vagabondi. Si stima che i casi di scomparsa ammontino a più di 20. La polizia non esclude che si possa trattare di omicidi e ha riferito di un possibile collegamento tra i casi di scomparsa. Nei prossimi giorni saranno istituiti interrogatori locali e verrà aumentato il personale addetto alle investigazioni.
Alissa Ashcroft, 19 gennaio 2016. E poi mandano lo sceriffo della contea, che è durato 5 secondi. E utilizziamo il pendolo. Ah, testa di cane bianca. Ok. Scegli un oggetto da usare. La testa del cane qua ci va molto bene. E ci manca una testa di un cane e un'altra testa di un cane. Quindi mi servono altre due teste di cane. Ok, fantastico. Oh, nonna. Come la va? Come sei arrivata fino a qua? Vabbè. A lei poi parla, non dice niente, non si ci può interagire. Lei è soprammobile. Oh, testa del cane. Grazie mille. Proprio quella che volevo. Le previsioni parlano di una tempesta in arrivo. L'ultima volta che ne arrivò una, qualche anno fa, ebbi non pochi problemi. Mi sa che dovrò rinforzare le finestre e puntellare il tetto. Forse posso farmi dare una mano a Lucas. L'acqua è andata via, la casa è a posto, ma quella vecchia ha subito un bel po' di danni. Lucas mi ha detto che la tempesta ha portato una nave nel Bayou. Se è vero, devo comunicarlo al distretto. Domani vado a vedere. Mia. Una cassetta. Guarda caso, abbiamo una TV con un videoregistratore attaccato. Vediamoci la cassetta. Oh, così poi me la levo dal cazzo. Bene, cassetta, vai. Ethan, please watch this. Ethan, per favore, guardalo. Ethan, se trovi il video, so che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Non posso lasciare che mi catturi di nuovo. Gioco io. Che cazzo di bambole. Ok. Dove siamo? Nella fattoria adiacente alla casa. C'è dell'acqua. Si vede molto male, ma perché ha l'effetto della videocassetta registrata. E qua non vogliono che proseguiamo, bene. Vieni qui, mammina. E lei che cazzo è? La bambina me la sono persa. C'è anche una bambina piccola. Cioè piccola, una ragazzina. Fantastico. Si spengono le candele. Sono stanca di essere stanca e stufa delle tue stronzate, ragazza. Devo nascondermi. Mi stai facendo soffrire così. Qua sei nascosta? Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Ah, mi sa che mi vede facilmente proprio. Non riesco proprio a capirti. Proprio per niente. Questo è un dono. Questa casa ha visto più di quanto tu possa immaginare. Che cazzo è sta roba? Non riesci a capire. O forse non te ne importa assolutamente. Qua sono nascosto, vero? Non mi vede. Io vedo lei, ma lei non vede me, perché c'è la fessura attraverso le assi di legno. So che tu e Zoe state confabulando, so che complottate. Pensate non sappia cosa volete fare con quel ragazzo? Ti darò in pasto ai miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta.
Allora. Ti offriamo ospitalità. Ti offriamo i nostri cuori. E tu invece cosa fai? Ok. È andata. Eccolo. Più o meno ci sono. Dai, fatelo andare bene così, non romperci il cazzo. Ah. Tac. Porta segreta. Porte segrete che si aprono mettendo l'ombra di un oggetto in contrapposizione con un proiettore. Ciao, proprio. Ciao. Ok. Abbiamo fatto progressi, direi. Teodoro vuole che diventiamo una famiglia. Merda. Merda. Devi fare e accettare il suo cazzo di dono! Devo girare attorno a questo coso per evitare di farmi beccare da lei, no? Ti amiamo! Perché non lo vuoi capire? Unisciti a noi! Fanculo. Non mi ha visto. Ah sì, mi ha visto però. Ce l'ho fatta. Il fatto che non possiamo fuggire. Cos'è? Ah, mi sta chiudendo dentro. Sembra far parte di qualcos'altro. Questa è una foto di due ragazzi. Una ragazza e una bambina. La bambina sembra quella che è comparsa prima. Si è spenta la luce, la candela. Buio, totale. Eccola lì. E tu dove credi di andare? Porca troia, lei è inquietante, veramente. Ethan, ti prego, aiutami. Ethan, aiutami. No! Questo schifo nero. Si può stappare? Sì. E stappando la cosa emerge... Scultura di legno. Ah, questa scultura di legno potrebbe essere un'ombra di qualcosa. Forse anche di un'aquila. Dio solo sa di questa, la natura di questa melma disgustosa. Esatto. Vamos. Oh, ancora te, no. Sei impressionante, non credi? È molto meglio che morire. Si sta ricomponendo. La mia piccola ci ha offerto. Merda. Oh, ero così preoccupato per te. No, non gli faccio niente. O forse qualcosa. Oh, merda. Sì, l'immortalità, la vita eterna. Ah, mi sono andato a... Oh, quello era vicino. What? Si rialza tra 3, 2, 1. Che arma? Affanculo, va. Farla, no! Finita. L'ho svegliato! Cristo! Si rigenera sempre. Continua a rigenerarsi lui. Wow! Aia! Malissimo. Il suo dono pervade il mio corpo, ogni mia cellula. Wow! Ah, lui è ancora in giro. È tempo sprecato. Porca puttana. Ma vai a fanculo, va.
Che infarto. Ma ragazzi, è chiaramente... Eccola. L'ho detto io che sembrava un'aquila. Bingo. Chi l'ha costruita? Già, questa è una domanda opportuna. Chi l'ha costruita? Giugno. Marito e moglie in vacanza. Il marito è stato un successo. Lui è il numero 12. Sfortunatamente la moglie non andava bene, quindi ce ne siamo sbarazzati. 7 luglio, 3 studentesse, tutte marcite. Luca sei un idiota. 13 agosto, un senza tetto, mutato in 3 giorni. Lui è il numero 13. Ci sono i report di tutte le persone che hanno catturato. Wow, wow. Questo muore? Wow, 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 wow. Stai buono. Questi muoiono. Bene. Almeno. Cara Courtney, quei bastardi mi stanno cercando, ma forse questa nota può aiutarti a fuggire. Per andare via di qui devi trovare le sculture a forma di testa di cane. Ne ho vista una nella stanza delle dissezioni nel seminterrato. Valla a prendere, la chiave per fuggire da questo posto. E la chiave ed è l'ultima che ci manca, oltretutto. Wow, salve! Merda. No. Vaffanculo, va. Bastardo, si parano anche. Si parano anche, sti schifosi. Ah. Dove cazzo vai? Vieni qua, sono qua io. 3 colpi in testa. Con 3 colpi esatti in testa muoiono. Lucas, ho preso quel tizio che continuava a scappare. L'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra, così non ci sfuggirà più. Tiralo fuori quando è il momento. Sai come si apre un inceneritore, no? Ricorda, 3A è un'impronta della mano. Fai come ti pare con la ragazza. Ricorda, 3A è un'impronta della mano. Questa è chiusa. Ok, forse dobbiamo aprire questa? Non lo so. Ci ragiono. Continuiamo la nostra esplorazione qua sotto. Intanto ci ragiono. Fluido chimico. Eccolo là. Vai. Dai, vieni qua per non scappare, schifoso. Dove cazzo vai? Oh, siete in due. Oh merda. Merda, 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 merda. Ah. Fanculo, va. Di fezze. Quanti colpi mi avete fatto sprecare. Apri l'ultima, l'impronta della mano. Tac. Grandissimo Davide, grandissimo. E quindi abbiamo anche Travis. Uè la Travis. Ah, bastardo. Cazzo, poteva anche starsene là dentro quel bastardo di Travis. Chiave stanza dissezioni. Questa è utile. Oddio. Ah, questa è la stanza per le dissezioni. Qua c'è nascosta la testa del cane. Poveraccio. Poveraccio, questo è il poliziotto. Sì, è lui. La radio funziona? Si può usare. Qua sbloccherò un meccanismo di... Esatto, eccolo lì.
Ciao. A posto? Grazie. Fantastico. Non lo sopporto più quest'uomo. Seriamente. Non riuscirai a cacciare. Ah, merda. Ah. La motosega. Aia. Perché non me la prende la motosega? Mi piace. Vaffanculo, va. Ah, l'ha aperta. Grande. Figo. Ma neanche un po'. Merda. Che cazzo c'hai in mano? Vieni qua. Dai, ora ci divertiamo, stronzo. Solo che lui ha un'arma molto più brutta della mia. Aia, 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 aia. No, ho sbagliato. Ho sbagliato un sacco. Dai, 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 dai. Cazzo. Sì, in due. What? Che cazzo? Ma posso ucciderlo in qualche modo o no? Wow. Ma che cosa? Non gli sto facendo niente. Si rigenera in 30 secondi, incredibile. Ha aperto qualcosa, no? Niente. Indovina, indovina. Adesso mi manca. Dai, dai. Muori però, muori, muori, ti prego. Minchia. Non perdere la testa. È morto. È qui che morirai. Wow. Cosa? No, basta. Basta, ti prego. Ah. Che fatica, veramente. Fammi un favore,
e resta morto. Che bullo. No, chi è? Chi è che canticchia? Oh, salve. Come sta? Beh, bene, insomma. Vabbè. Lei la parcheggiano in giro per casa.